Il 3 febbraio si è inaugurato nel GRIT Campus Parco Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli il Cyber Security Lab. È un nuovissimo centro operativo allestito da Liguria Digitale e Polizia Postale, creato per combattere i reati informatici. Il nostro Tommy l'ha visitato in occasione della presentazione ufficiale alla stampa. Vediamo insieme il servizio. Buongiorno Ivano, tu sei il direttore nazionale della Polizia Postale. Ci spieghi prima di tutto di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di criminalità informatica, di tutto ciò che è attività criminale che avviene in rete o attraverso gli strumenti digitali, degli hacker che attaccano i nostri sistemi informatici, e ci occupiamo di chi in qualche modo poi sui social cerca di offendere, di minacciare e di fare del male alle persone attraverso la rete. Cosa fa in particolare questo nuovo Cyber Security Lab per contrastare i pericoli che tutti corriamo su internet e sui social? Il Cyber Security Lab è un laboratorio dotato di quelle che sono le più avanzate tecnologie, e permetterà ai miei uomini, ai poliziotti, di poter fare delle indagini di altissimo livello, proprio perché la criminalità, soprattutto quella che attacca le nostre infrastrutture, quindi che attacca i nostri servizi, l'erogazione dell'energia piuttosto che il nostro sistema sanitario, è fatta da criminali molto molto capaci. Ciao Roberto, qui dentro sembra di essere in un film di spionaggio. Ci racconti cosa fanno in concreto questi computer e questi strumenti così all'avanguardia? Allora, ciao Tommaso. Sì, come hai visto, sembra di essere un'astronave. E cosa facciamo qua? Andiamo ad analizzare i dispositivi che vengono sequestrati ai criminali informatici. Andiamo a ricercare le fonti di prova all'interno delle memorie o anche dei telefoni cellulari. Facciamo un esempio scegliendo uno dei reati più frequenti in rete, il cyberbullismo. Cosa fate esattamente con tutta questa attrezzatura? Allora, diciamo che noi nel contrastare il cyberbullismo abbiamo due fasi. La prima è quella della prevenzione. Andiamo ad incontrare voi giovani, voi studenti, e andiamo ad illustrare quelle che sono anche le conseguenze di natura penale verso chi si rende protagonisti di atti aggressivi verso coetanei. Ora, poi purtroppo ci sono quei ragazzi, quei giovani che non seguono i consigli che noi andiamo a dare, quindi ci rincontriamo non più da amici ma da tutori della legge. E quindi andiamo ad identificare gli autori di queste condotte. Spesso cercano di nascondersi, quindi creano profili fake. Nella maggior parte dei casi, anche con queste attrezzature, siamo in grado di sconfiggere l'anonimato. Queste sono le attrezzature che in genere vengono utilizzate. Questo serve per copiare dischi, memorie, senza sovrascriverle. Abbiamo anche delle tecnologie che permettono di acquisire il contenuto dei telefoni cellulari. Questo è fondamentale per voi giovani, perché avete tutti un telefono cellulare almeno. Ecco, sappiate che è possibile estrarne il contenuto e spesso anche recuperare le cose che sono cancellate. Quindi magari fate una fotografia un po' così e oggi scopriamo che se non vogliamo perdere il controllo di quella fotografia un po' così intima, non la dobbiamo fare. Cos'altro possiamo fare noi ragazzi per difenderci? L'unione fa la forza. Ci vuole sempre il coraggio di parlarne con gli adulti, con i genitori, con i professori, per segnalare. Guardate che segnalare non significa voler punire un colpevole. Questa è una conseguenza. L'obiettivo che abbiamo quando segnaliamo è sempre quello di proteggere una persona.